Uomini e donne, registrazione 22 novembre, torna in trasmissione, Federico bacia Carola. Grandi colpi di scena nel corso della registrazione di Uomini e donne del 22 novembre 2022. Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Ida Platano è ritornata in studio a distanza di qualche settimana dalla fatidica scelta finale che l'ha vista abbandonare il programma assieme ad Alessandro. Occhi puntati anche sul trono di Federico Nicotera, questa settimana il tronista si è lasciato andare con la bella Carola, come mai fatto prima d'ora. Nel dettaglio, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne del 22 novembre. Riportate sui social da Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Ida Platano ha rimesso piede in studio. La storica dama del trono over, dopo aver annunciato il suo addio alla trasmissione assieme ad Alessandro. Pronta a viversi la sua favola d'amore lontano dai riflettori mediatici, è ritornata in studio per fare il bilancio della situazione. Ida e Alessandro sono stati gli ospiti d'eccezione di questa nuova registrazione che il pubblico avrà modo di vedere nel corso delle prossime settimane del mese di dicembre. Ebbene, contrariamente ad ogni aspettativa, la love story tra Ida e Alessandro sta procedendo nel migliore dei modi, i due ormai ex volti del trono over hanno confermato che c'è un buon feeling anche fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset. La coppia ha raccontato di essere appena rientrati da un viaggio di 3 giorni che si sono concessi per staccare un po' la spina e conoscersi meglio. Insomma, sembrerebbe proprio che la dama siciliana sia riuscita a trovare quella serenità e quella felicità che rincorreva ormai da tempo. Alessandro si rivelerà davvero la persona giusta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane. Occhi puntati anche sul percorso di Federico Nicotera, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di oggi 22 novembre rivelano che il tronista sarà protagonista di una nuova esterna con la bella Carola e questa volta, si lascerà andare completamente. Sì, perché Carola deciderà di organizzare un'esterna speciale per Federico dopo lo scontro acceso che hanno avuto durante la registrazione precedente. L'incontro tra i due andrà a buon fine e sarà sancito dal primo bacio ufficiale della coppia. A seguire, poi, Federico farà anche una seconda esterna con Alice, l'altra pretendente arrivata al rush finale. La ragazza, però, noterà un comportamento strano da parte di Federico rispetto alle altre volte e, tra i due, non ci sarà nessun nuovo bacio.